Ci colleghiamo, finalmente lo possiamo fare, con il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, che è in videocollegamento con noi. Buonasera, sindaco. Buonasera a voi. Allora, sindaco, lei ha già, insomma, lei è arrivato a metà mandato. Diciamo, intanto qual è l'attuale situazione economico-finanziaria dell'ente? Ma allora, dobbiamo distinguere. Noi abbiamo un piano di riequilibrio approvato prima delle elezioni mie, per 18 milioni di euro di indebitamento. Questo naturalmente è una vicenda che si definirà nell'arco del 2021 e che speriamo di superare. Detto questo, la situazione finanziaria del Comune di Taormina non è tragica, nel senso che il bilancio è in equilibrio. Per il 2020 naturalmente sono venute a mancare entrate milionarie, ma i ristori governativi, soprattutto quelli del governo nazionale, hanno pareggiato e addirittura ci hanno rimesso in sesto. Faccio un esempio: per l'imposta di soggiorno abbiamo avuto un ristoro di 2 milioni di euro su 2 milioni e 4 che era l'introito del 2019. Quindi, insomma, grazie al governo siamo ancora in piedi. Quello che è incerto è che cosa succederà nel 2021. Cioè, se ci saranno effettivamente queste somme ancora disponibili, perché il 2021 comunque sarà un altro anno di sofferenza. Andiamo a parlare anche di opere pubbliche ed investimenti, molti dei quali hanno interessato la rete urbana e le opere architettoniche della città, nonché gli edifici scolastici. Sì, in 2 anni e mezzo noi abbiamo messo in movimento 9 milioni di investimento. Naturalmente questo è costato parecchio di impegno necessario, perché non avevamo progetti in casa, abbiamo dovuto fare le progettazioni, abbiamo dovuto partecipare ai bandi, abbiamo ottenuto i finanziamenti e sono stati appaltati lavori per 9 milioni di euro. Altri 9 milioni di euro sono quelli che nel frattempo sono stati presentati e per i quali attendiamo una decisione sui bandi regionali. E il 90% di questo investimento riguarda i beni culturali e le scuole. Io questo lo porto come un merito, un vanto, perché puntiamo sulle cose che sono un investimento per il futuro. Possiamo appunto parlare nello specifico di qualcuna di queste opere che riguardano appunto i beni culturali e le scuole. Tutti quanti probabilmente conoscono il Palazzo Corvaia. Il Palazzo Corvaia è quel bellissimo palazzo quattrocentesco che si trova di fronte al Palazzo dei Congressi, proprio all'inizio della strada che conduce al Teatro Antico. Quindi, insomma, sono molti siciliani che sicuramente conoscono questo palazzo. Era danneggiato, aveva delle infiltrazioni dal tetto, era non a norma. Quindi abbiamo presentato un progetto per 1.200.000 euro circa, che sono andati in appalto e i lavori penso prenderanno tutto il 2021, ma ci restituiranno un edificio assolutamente di primo livello. Assolutamente di primo livello. Ricordo che la sala grande al primo piano è chiamata del Parlamento perché lì si tenne la prima riunione del Parlamento siciliano. Per quanto riguarda le scuole, invece, sindaco. Per quanto riguarda le scuole, la scuola dove io ho frequentato le scuole elementari, cioè la Vittorino da Feltre, che è un edificio storico, un edificio importante, insomma, dove si sono formate generazioni di taorminesi, anche quello per 1.800.000 abbiamo avuto il finanziamento, i lavori sono in corso. C'è un piccolo problema che riguarda l'impianto elettrico, per il quale dobbiamo avere una piccola integrazione di somme. Ma insomma è un grande intervento che restituirà una vecchia scuola tradizionale proprio al centro della città, del vecchio centro storico, e quindi darà una prospettiva migliore a tutti quei bambini che nei prossimi decenni dovranno frequentare le scuole senza spostarsi lontano da casa.
Andiamo alle attività produttive. L'amministrazione ha voluto dare un'impronta gestionale orientata verso una maggiore salvaguardia del territorio al fine di restituire al centro storico di Taormina il pregio dei monumenti e delle architetture, come dicevamo, facendo risaltare appunto la bellezza in essi contenuta. Sì, sono diverse le misure di intervento. Io aggiungerei che al di là di quelli che erano le intenzioni e i programmi dell'amministrazione comunale che io presiedo, questa pandemia sta facendo riflettere tutto il mondo su che cosa deve essere il turismo nei prossimi anni, su quali compatibilità dobbiamo puntare, e si punta maggiormente su un turismo lento, su un turismo più culturale, su un turismo, diciamo, votato alla contemplazione piuttosto che al mordi e fuggi. Quindi il nostro programma si incontra con le nuove esigenze di una sfida epocale che noi abbiamo di fronte. Per fare un esempio, in uno dei prossimi consigli comunali andrà in discussione un regolamento, quello sull'uso del suolo pubblico, che è una vecchia questione, perché chiaramente tutti i bar, tutti i ristoranti vorrebbero comunque anche avere un affaccio sulle piazze, sulle vie del centro storico. Questo naturalmente contrasta molto spesso con le esigenze invece di chi deve transitare, con le esigenze della osservazione dei monumenti. Il regolamento è molto rigoroso, un bellissimo regolamento che io sposo in toto, è stato elaborato dall'assessore al turismo, proprio perché punta a una riqualificazione del centro storico anche attraverso una più leggera, più rispettosa uso del suolo pubblico. Servizi sociali. L'assistenza è stata realizzata appunto ispirandosi ai valori della solidarietà umana attraverso un complesso di interventi che hanno investito, diciamo, per lo più le forme delle prestazioni e dei servizi alle persone che vivono in un stato di disagio sociale. Guardi, questa è una questione che mi sta particolarmente a cuore, per una ragione semplicissima. Molti, quando sentono parlare o parlano di Taormina dall'esterno, pensano che tutto qui è oro, ma in realtà noi abbiamo una larga fetta della popolazione che vive dei disagi di varia natura, compresa naturalmente il disagio economico. La pandemia ha sottolineato, ha purtroppo rafforzato questo elemento. Noi in questo momento stiamo assistendo circa 1.000 nostri concittadini su 10.000 residenti, i quali, avendo perso il lavoro, avendo perso qualsiasi fonte di reddito, devono accedere ai nostri servizi sociali per avere qualche aiuto, assolutamente non sufficiente, ma necessario per poter comunque tirare avanti. Quindi è importante che i nostri servizi sociali siano organizzati e siano efficienti, in grado di dare risposta ai cittadini. Purtroppo, ahimè, la normativa italiana e anche qualche normativa regionale, qualche volta ci mettiamo anche del nostro con le regolamentazioni comunali, purtroppo appesantiscono di farraginosità burocratiche le varie misure, per cui, insomma, con sempre il retropensiero che l'italiano è il furbacchione che cerca di ottenere un aiuto non avendone diritto, però penalizziamo quelli che invece ne avrebbero diritto, e ne avrebbero diritto immediatamente, e ci sono delle lungaggini burocratiche che spesso impediscono di intervenire prontamente ed efficacemente. Tuttavia, da questo punto di vista abbiamo fatto dei grossi passi in avanti. L'assessore Francesca Gullotta è una vecchia leva, diciamo, di questo settore, che sta facendo veramente un lavoro straordinario anche in coordinamento con i comuni vicini. E parla insomma di numeri importanti, appunto, anche in termini di assistenza. Sì. Sì, non ho sentito bene la domanda, si sente male. No, sono numeri importanti,
secondo quelli che ha detto appunto anche di assistenza. Sì, naturalmente sono numeri pandemici, cioè sono numeri che io rilevo da questo anno in cui abbiamo vissuto questa grave crisi. Pensi soltanto a tutti gli stranieri che lavorano regolarmente negli alberghi, nei ristoranti, nei bar, e che in questo o fanno i badanti, le badanti, e che in questo momento si trovano intrappolati in Italia senza lavoro, senza reddito, senza neanche una famiglia alle spalle che li possa aiutare. Sono prevalentemente del Bangladesh, di Sri Lanka e del Maghreb, e tutti questi naturalmente, se non avessero avuto l'aiuto del comune, il comune che ovviamente utilizza risorse messe a disposizione dalla Protezione Civile Nazionale o dal governo regionale, questi insomma veramente avrebbero avuto gravi, gravissimi problemi. Il comune di Taormina, peraltro, è capofila del distretto sociosanitario numero 32 e lei appunto presiede il comitato dei 24 comuni che ne fanno parte. Com'è stato, diciamo, barcamenarsi in questo periodo complicato di pandemia che peraltro non è ancora concluso? Quelle sono misure anche abbastanza importanti dal punto di vista finanziario che ci provengono dal governo nazionale e anche dal governo regionale. E sono somme che noi utilizziamo attraverso dei piani, il primo me lo sono ritrovato dalle amministrazioni precedenti, lo abbiamo portato a compimento, anzi lo stiamo portando a compimento proprio entro il 30 giugno 2021, ma nel frattempo stiamo avviando la programmazione per gli anni successivi. Sono somme discrete, importanti, e questo naturalmente io faccio da coordinatore del Comitato dei Sindaci, ma è la responsabilità di tutti, e mi fa piacere dire che al di là delle appartenenze politiche dei diversi sindaci e delle diverse amministrazioni, noi siamo un distretto composto da 24 comuni, quindi insomma anche se sono piccoli sono tanti, e ci troviamo molto in sintonia. Quando discutiamo, discutiamo di cose concrete, di fatti che riguardano famiglie, bambini, disabili, anziani, cioè cose concrete, e lì l'ideologia e il partito politico svaniscono, per fortuna. E ci troviamo veramente a discutere tra persone serie e penso, spero che insomma anche da questo punto di vista le cose stiano cominciando a funzionare. Anche lì c'è un appesantimento burocratico molto consistente, tuttavia insomma bisogna pure superare queste difficoltà. Lei come vede, cioè come vede questo periodo, teme questa terza ondata, questa nuova ondata, oppure insomma ha speranza in questo arrivo massivo dei vaccini? Allora, diciamo che ormai abbiamo imparato a non fidarci troppo delle previsioni, a fare delle previsioni si fa sempre cattiva figura. Io direi questo, che non c'è dubbio che la campagna vaccinale è fondamentale, non c'è dubbio. Però se non viene accompagnata anche da un grande coraggio di investire sul futuro, che non significa mettere soldi anche, ma non significa solo mettere soldi, significa mettere anche nuove idee, nuovi progetti, sia dal punto di vista degli imprenditori, sia dal punto di vista anche dei lavoratori dipendenti, che non possono pensare che nell'arco del 2021 tutto torna come prima, perché purtroppo non sarà così. Quindi noi abbiamo la necessità di far funzionare anche il cervello e capire che c'è una necessità di inventare cose nuove. Io ho visto che insomma l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha incontrato gli imprenditori alberghieri, perché il settore del turismo è uno dei più colpiti, e sono state avanzate delle proposte, delle idee al nuovo ministro Garavaglia. E tutto
tutti quanti convengono sul fatto che il 2021 sarà un momento di la traversata del deserto. Perché attenzione, nel 2020 noi abbiamo chiuso a marzo. Gennaio e febbraio Taormina aveva avuto un aumento del 20% rispetto ai primi due mesi del 2019. 2019 che era stato il boom, il record storico. Quindi ci preparavamo ad una stagione splendida. E purtroppo abbiamo chiuso con meno 72% di presenze turistiche. Questo in termini di decine di milioni di euro significa una mazzata che abbatte un elefante. Taormina è, dal punto di vista turistico, un elefante, ma ha preso la botta in modo incredibile. Ci sono imprenditori che non sappiamo se potranno riaprire, non per decreto, non potranno riaprire per incapacità di affrontare le spese e di frenare le perdite di azienda. Quindi noi dobbiamo innanzitutto mettere al sicuro, mettere al riparo le nostre imprese. E se questo non viene fatto a livello nazionale, inutile parlare dei livelli locali, il singolo comune, sono cose che non portano da nessuna parte. Deve essere un grande sforzo nazionale e io direi europeo, intanto per salvare il salvabile, per salvare tutte le nostre aziende turistiche, gli alberghi, i ristoranti, i bar, che non possono fare affidamento soltanto sul turismo di prossimità, perché non è sufficiente. Taormina nel 2019 ha totalizzato 1.150.000 presenze, delle quali l'85% veniva dall'estero. E venendo a mancare questo apporto è come cercare di svuotare l'oceano con il cucchiaino. E questo naturalmente è il primo punto. Dopodiché si deve puntare veramente ad una riconversione. Per esempio c'è il turismo fieristico, il turismo congressuale, sui quali Taormina può avere le carte per investire. Nel passato lo ha fatto forse troppo poco e timidamente. Bene, su questo noi ci stiamo giocando veramente le migliori carte che abbiamo. Stiamo mettendo a disposizione dei privati che lo vogliono gestire il Palazzo dei Congressi, proprio per cercare di sfruttare tutte le nostre possibilità e potenzialità per ripartire anche su versanti non tradizionalmente vissuti e sperimentati da Taormina. Ieri sera, sindaco della giunta municipale ha approvato anche la delibera relativa al piano triennale delle assunzioni di personale per gli anni 2021-2023 e il piano annuale delle assunzioni 2021. E, il piano appunto per l'anno 2021 prevede diverse misure, innanzitutto l'assunzione di 6 agenti di polizia municipale per appunto sopperire ad una carenza del corpo di polizia municipale. Sì, io ho dato questa notizia perché mi sembra importante, nel senso che nonostante tutte le difficoltà, noi dobbiamo dare il senso della prospettiva, il senso di obiettivi da raggiungere. E abbiamo cercato di essere equilibrati. Per un verso abbiamo dovuto prevedere delle nuove assunzioni dall'esterno, perché appunto ci sono settori in grande difficoltà, il corpo della Polizia Municipale è uno di questi, ma anche il settore amministrativo, l'ufficio tecnico, però anche contemperando con una promozione, una progressione verticale degli attuali dipendenti, alcuni di quali sono precari e l'SU. Sono 25 che saranno stabilizzati nel 2021 e altri 8 più 3, 11 che dovrebbero transitare da una categoria più bassa ad una categoria più alta. Quindi anche valorizzare e motivare le forze interne che dovrebbero bilanciare quell'ingresso invece dall'esterno. È uno sforzo notevolissimo per il quale noi dobbiamo essere autorizzati dal Ministero dell'Interno perché appunto con il piano di riequilibrio siamo un comune in predissesto e quindi dobbiamo procedere a questo tipo di iniziative attraverso un nulla osta che ci deve provenire dall'alto.
Tornando invece al turismo, possiamo già parlare di programmazione estiva, pur nella precarietà e nel, insomma, del momento? Sì, allora, noi abbiamo approvato la settimana scorsa un calendario che ancora non, o meglio, è definitivo per le date, ma ancora deve essere ulteriormente arricchito, perché dobbiamo discutere altre richieste per l'assegnazione delle date del Teatro Antico. Beh, insomma, c'è una stagione che va dal 9 di giugno al 25 settembre, nelle quali prevediamo di fare, iniziamo con un concerto, poi faremo il Taormina Book Festival, che ormai è arrivato alla 11ª edizione. Che ormai, peraltro, sarà... opera nomi importanti, il Taubook. Ha avuto due premi Nobel contemporaneamente, i quali tra l'altro pubblicamente hanno dialogato tra di loro, di nazionalità diverse, insomma un'esperienza molto simpatica, molto carina, Vargas Llosa con la Ucraina, nota per essere stata denunciata e poi è tornata in patria, sfidando l'arresto, due premi Nobel che hanno dialogato in pubblico sulla poesia, sulla narrativa, sulle questioni politiche internazionali, su Trump, ancora a quei tempi era alla ribalta, adesso non ne parla più nessuno. Insomma, esperienze bellissime, sì, che ci ha regalato questo Tao Bucco di Antonella Ferrara, che io ringrazio sempre perché è una vivacissima animatrice culturale che non dimentica mai qual è la sua radice, la Sicilia, la Taormina, insomma, pur avendo questi successi che sono successi di carattere nazionale e internazionale. Poi c'è il Taormina Film Festival, che speriamo quest'anno di fare in presenza, e anche le opere liriche, i concerti, le danze, insomma, c'è un programma molto fitto. Io mi auguro che non si ripeta una chiusura o una limitazione di pubblico e che invece si possa, dopo il mese di maggio, aprire i teatri. Io questa è una cosa che non riesco a capire, perché i teatri, i cinema, i musei, le aree archeologiche non si possano aprire quando invece sono aperti luoghi molto più pericolosi e che creano molto più assembramento. Infatti, questa una riflessione, un pensiero di molti, insomma, che insomma, guardi, non si... Guardi, io sono uno di quelli che per natura e per scelta ideologica, politica, culturale, come la volete chiamare, ho sempre rispettato le regole e non mi sono permesso in un anno di fare una critica gratuita o di sbraitare contro il ministro, contro l'assessore regionale, contro il presidente della regione, assolutamente. Lo sappiamo bene. Perché è giusto che in una situazione come questa ciascuno faccia il proprio dovere, cercando di mantenere un equilibrio istituzionale, una pace istituzionale, perché tutti devono spingere dalla stessa parte. Però mi prendo ogni tanto la libertà di dire che la penso in modo diverso anche su provvedimenti di persone a me politicamente vicine, ma che non riesco a condividere. Lo dico perché è giusto che ognuno poi abbia la libertà di dire tranquillamente e senza creare ulteriori pandemie cerebrali il proprio pensiero. Peraltro, Sindaco, mi pare che uno degli interventi fatti riguardi anche le naumachie a proposito di luoghi, appunto, di No, Taormina. le naumachie non sono di competenza del comune perché sono sotto l'egida del parco archeologico. Le naumachie, no, abbiamo fatto degli interventi, stiamo facendo degli interventi sui privati, perché le naumachie, insomma, per chi conosce i luoghi è chiaro, si trovano sotto la parte destra, andando verso nord, del corso principale. Quindi tutte le case, tutti i negozi del corso principale, poi, per esempio, scaricano i loro rifiuti, i gabinetti, in una fognatura che si trova sotto le naumachie. E questo naturalmente spesso crea cose
poco decenti dal punto di vista estetico, quindi stiamo cercando di intervenire tentando di convincere i privati a fare un piccolo investimento per incanalare bene, per evitare che ci siano percolamenti, che ci siano insomma guasti al monumento, che è un monumento eccezionale, eccezionale, che però purtroppo è un po' sacrificato da questa presenza umana, che però purtroppo è la stratificazione della storia, insomma, non si può più togliere. Infatti. Bene, sindaco, allora con l'augurio, insomma, da maggio di ripartire appunto con il turismo. Io spero nella Pasqua. Io speravo nella Pasqua, questo nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che pare abbiano già deciso fino al 6 di marzo, quindi si scavalca la Pasqua, e beh, insomma, non è una gran bella trovata. Tuttavia, cercheremo di fare virtù di questa nuova mazzata, però sul mese di maggio-giugno ci contiamo parecchio, perché se a maggio-giugno noi abbiamo l'Inghilterra, la Germania e la Francia, e in parte gli Stati Uniti, che superano il 50% dei vaccinati, beh, insomma, se si istituisce il passaporto Vax, come si chiama, insomma, che i vaccinati si possono spostare, e noi facciamo una bella campagna di vaccinazioni sulla nostra popolazione, su coloro i quali lavorano nelle aziende turistiche, beh, insomma, e allora qualche speranza ci potrebbe essere. Eh sì, ormai insomma speriamo, guardiamo a dopo Pasqua, dopo i primi di aprile. Bene, sindaco, io la ringrazio per insomma averci parlato insomma di questa, dell'attività amministrativa, insomma per chiaramente è stato un accenno, insomma abbiamo accennato ad alcuni punti dell'attività dell'amministrazione comunale di Taormina, e spero di ritrovarla e insomma speriamo in un periodo migliore. Grazie al sindaco di Taormina Mario Bolognari. Grazie a voi, buonasera. Buonasera.